Come si svolgerà la serata? Dopo. Bravo. Sto, perché ci siamo? Perché siamo qui, si sa tutti, quindi non sto a ripeterlo. Però vorremmo, innanzitutto, benché siamo qui a festeggiare, non dobbiamo dimenticarci il mondo intorno. Per questo c'è un appello contro la legge sicurezza da firmare, lì si invita tutti a firmarla. E così siamo in collegamento anche a una riunione delle realtà antirazziste, c'è alle piagge stasera a quest'ora e noi ci si collega idealmente con quella. Poi volevo dire che noi abbiamo qui da conferire un qualcosa a Salvatore. Abbiamo fatto una pergamena per conferire a Salvatore Tallinari. Pergamena. Viene conferito la laurea honoris causa per il grande e generoso contributo di saperi e competenze che ha dato e continuerà a dare con spirito antifascista al movimento per i diritti delle persone discriminate ed emarginate. Salvatore ha brillantemente superato tutti i 30 cum laude, gli esami in diritti civili e sociali, in umanità e solidarietà, in impegno antirazzista e antisessista per la difesa e l'attivazione della Costituzione. Lo firmano la rete antirazzista fiorentina, Comitato Fermiamo la Guerra e Pantagruel. E questo la conferiamo, questa laurea, un open house a Salvatore Tallinari. Ora ci dovrebbe fare una lezione magistralis. Quando sarà passata l'emozione darò una risposta. Va bene. Ora adesso non ce l'ho visto oggi. Ma che dici, Cesare?
siamo parlati a telefono. Sì, ma poi non lo, lui non è arrivato. Ma io se l'ho mandato, Corrado. Da te, ma non è. Sono testi che a volte vanno anche, su cui bisogna anche riflettere, bisogna rileggerli, utilizzarli con altro, per cui quest'opera veramente è necessaria. Marito dov'è? Stasera raccolgo i soldi con la scatola. I soldi sono per Pantagruel, quindi sono un grande favore, un grande piacere per Salvatore, il quale è legato, credo, più che felice, più che affettuosamente a Pantagruel. Allora, voi dovete dare quello che potete, va bene? Lui ha ripreso tutta la sua vent'anni qua, sta riprendendo tutto. Lui ha un archivio tremendo. A chi lo lasci l'archivio? È che è una cosa importantissima. È una documentazione di Firenze. Ci studieranno gli storici a venire, capito? Infatti io utilizzo il mio cognome, faccio questi filmati per i tempi Venturi. Per i tempi Venturi. Un accaduto. Non vuole sedere lui. Poco fa, mi ha raccontato quello che non sa tanto bene. Non c'ho più tanta voce. Allora, no, volevo semplicemente intanto ringraziarvi, perché questa vostra presenza per me è molto emozionante. E molti di voi li conosco da 30 anni, 40 anni, 50 anni. Ho condiviso con molte di voi molte esperienze politiche, sociali, e questo l'ho presente benissimo nella memoria. E io sono a 90 anni, ho la percezione di stare chiudendo il cerchio della mia esistenza. No, una volta anche detto se, che sei eterno. Anche se potrà succedere tra 2, 4, 5 anni, però la mia vita sostanzialmente è abbastanza conclusa, insomma. Devo dire che non ne sono insoddisfatto, perché nella mia vita ci sono state tante cose, tante esperienze, ho avuto molto da tante persone, a cominciare da quelle presenti, ho avuto molto dai miei alunni. Vi dirò che alcuni di voi l'ho detto, ma per me 14 giorni fa è stato emozionantissimo essere invitato da più di 50 studenti. Michelangelo, i più vecchi hanno 65 anni, e è stata un'emozione grandissima, perché evidentemente gli ho dato qualcosa, certamente loro hanno dato moltissimo a me, perché per me i ragazzi, la scuola è stata al centro della mia vita. Al centro della mia vita ci sono state tante cose. C'è stato l'amore per mia moglie, l'amore per i miei figlioli, e poi c'è stata la politica che abbiamo vissuto in epoche
in cui la politica era una cosa alta, importante, decisiva per la storia delle persone e della società. E oggi a malincuore mi sto preparando a uscire da questa esistenza avendo presente uno spettacolo, non so come chiamarlo, di desolazione, che non riguarda soltanto il nostro paese, riguarda la storia di questo mondo terribile, questo mondo terribile. E allora niente, e ripeto, io sono abbastanza contento di come ho vissuto. Vi voglio il tuo fratellaccio? È in montagna. Esaltante della storia di questo paese, no? I primissimi anni di questo secolo, le grandi manifestazioni, il social forum. Davvero. Sembra passati secoli. E la sua prima bambina si chiama Irene, perché era giusto chiamarla Irene. Certo, certo. E tu sei quello che mi ha scritto e mi ha sempre detto che sarebbe stata femmina a vedere la faccia della mamma, quando ero incinta. E quindi... Meglio delle ecografie. Meglio delle ecografie, sì. Infatti quando mandai il mail in list, no, l'annuncio che era nata la mia bambina, Salvatore mi rispose, dice, tanti auguri cara Irene, da chi ha capito ancora prima di saperlo che eri una femmina dalla faccia della sua mamma. Infatti la volevo portare. Va bene, via. Sciogliamo le linee. No, devi fare la torta, via. La torta. Caspita, sei importante, ma grazie.